Questo è il terzo episodio in cui lo dico, sperando che sia la volta buona. Bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha, in questo episodio andremo avanti nel percorso 110, sperando di riuscirci finalmente. Allora, qui consiglio di utilizzare un repellente, non tanto per i Pokémon selvatici, ma perché, voglio avere Pokémon in piena forma per una certa sfida che, faremo in questo momento. Quindi, andiamo avanti. Allora, se non erro qui ci sono alcuni strumenti nascosti, ma... ehi, sono nascosti? Non riesco a vederli? E qui c'è un super colpo. Quello che vedete qui in alto, questo bullo, è un allenatore, quindi potete sfidarlo per ottenere un po' di punti esperienza. Vieni qui. Vieni qui. Eccoti qua. Ho trovato dei Pokémon fantastici nell'erba da queste parti. Dai, vediamo che Pokémon fantastici hai trovato. Sono sicuro che stanno al livello 90. Timmy! Pucciena non si trova in questo percorso, Timmy. Dove l'hai preso? Leorio! E fortunatamente Leorio dovrebbe avere pochi problemi contro questo Pucci. Allora, vai con... Baraonda dovrebbe fare più danno, sì. Baraonda! Sì, se fa più danno. Pucciena usa morso, ma non dovrebbe farmi troppo, giusto? Ok. E Leorio continua la Baraonda, pazienza, tanto era quello che avevo in mente di fare. Quindi vai, rapido artigli. Non serviva perché siamo comunque più veloci. Siamo, veloci come un fulmine. L'avete capita, vero? Perché Electrike è un Pokémon di tipo elettro. Vi prego, non piangete. A volte le devo fare queste battute, ne va della mia dignità. Da creatore di battute malandate, mal riuscite. Allora, condivisione, Leorio continua la Baraonda. Prossima scelta, Aron. Sì, cambio Pokémon, mando Asbel. Questo perché? Perché non voglio rischiare che Leorio venga mandato giù. Inoltre, Aron è più un tipo fisico, cioè, sì, è più un tipo fisico, di difesa intendo, e Baraonda non gli fa nulla in quanto tipo acciaio, quindi preferisco usare Mega Stordimento e farla finita qui. Drain! Wow! Brutto colpo, per caso? Perché se non è brutto colpo ho paura per l'Aron. È davvero un colpo normale. Mamma mia, Aron ha delle difese speciali schifose, allora. In ogni caso, Electrike di Timmy, sì, mando in campo il mio Leorio, in quanto, elettro, parafulmine, wow, fine. E poi mi sa che al posto di andare al centro Pokémon utilizzerò tipo una bacca, tanto per su Electrike. Allora vai, Electrike contro Electrike, è un po' uno scioglilingua. Baraonda! Potente. Fulmi sguardo. Sì. E non importa perché posso ucciderti con Baraonda. No, ho usato attacco rapido, quindi non riesco a mandarlo giù. Però dicevo, usa Baraonda, così possiamo andare a fare la sfida della giornata, che è appunto anche il titolo dell'episodio, nel caso ve lo foste perso. 177, pazienza, non salire di livello Zigzagoon, ok. 23. Oh mio Dio, già impara Fendifoglia. Ok, perfetto. Fendifoglia, mossa di tipo erba, particolarmente buona, 90 di potenza, fisica però. Colpisce l'avversario usando una foglia affilata come una spada. Probabile brutto colpo. Consiglio vivamente di insegnarla al posto, in questo caso, il taglio furia. Quindi vai, 1-2 e... Tada! Taglio furia dimenticata e fendifoglia, perché fendifoglia è davvero buona. Molto, molto, molto buona. Avere dei Pokémon fantastici non è bastato. Vabbè. Magari sarà per la prossima volta, carissimo. Allora, prima di continuare, voglio utilizzare un secondo una pozione, tanto per non sprecare roba, sul nostro carissimo Leorio. Inoltre vorrei cambiare un po' la disposizione della nostra squadra. Anche se devo essere sincero, non so con che Pokémon inizia, l'allenatore che staremo per battere. Che stiamo, non che staremo, che schifo l'italiano. Ciao, Vera! Tonks, da quanto tempo? Stavo proprio cercando dei Pokémon. Mio padre dice sempre che una volta c'erano molti più Pokémon perché la natura era molto più rigogliosa e abbondante. Io e mio padre facciamo ricerche sul campo per approfondire le nostre conoscenze su quei Pokémon scomparsi. Nel mio viaggio fin qui mi sono imbattuta in molti Pokémon e ho imparato molte cose su di loro. E ciò mi ha reso... cioè ha reso me e la mia squadra più forti. Quindi... che ne dici di una lotta? Parte la sfida di Vera, allenatrice, la nostra seconda sfida contro la nostra rivale. E ovviamente manda un Pokémon che non mi aspettavo. Allora, parliamo un po' della sua squadra? No, prima facciamo questa cosa. Allora, Wailmer, Pokémon di tipo acqua che è particolarmente tankoso per quanto riguarda i PS. Ha tantissimi PS questa roba. In ogni caso, sì, parliamo della sua squadra, va? Se avete scelto Torchic all'inizio del gioco, lei non avrà
Wolmer, ma avrà Marshtomp, Shroomish e Slagma. Se avete scelto Mudkip avrà Grovyle, Wolmer e Slagma. Si legge Slagma, non Slugma, ho controllato un sacco di volte. E se avete scelto Trico come me, beh adesso vedete. Allora, vediamo un po'. Mega assorbimento dovrebbe bastare. Ok, l'intelligenza artificiale di questo gioco non è abbastanza potente da avere rimasto con un PS. Da cambiare Pokémon quando c'è, beh, un Pokémon di tipo erba contro uno d'acqua. Mulinello, no! Ok, sono ancora ferito dal mulinello, ma pazienza. Dovrei stare affogando, ma... Ehi, sono un Pokémon di tipo erba, io la succhio quell'acqua. Poi non dovrebbe utilizzare pozioni, ok. Quindi almeno ci facilita questa cosa. E addio Wolmer. Ora, state particolarmente attenti, perché molto probabilmente se mandate il vostro Pokémon starter, lei adesso dovrebbe mandare... Eccolo qua, Combusken, l'evoluzione di Torchic, fuoco lotta, quindi Nosferatu è la scelta migliore qui. Che dire? Attenzione a Combusken, perché è abbastanza buono. Però dopo questo non dovrebbe, cioè oltre questo non dovrebbe fare nient'altro. Quindi attacco d'ala, siamo più veloci. No, oh mio Dio, nitrocarica. E boom. E aumenta pure la velocità. Attacco d'ala, ti prego, fagli tanto. Ha fatto davvero tanto. Ah, nitrocarica è un problema però. Ho attacco rapido con Leorio, ma... Zigzagoon non reggerà sicuramente un colpo. Vabbè, mandiamo Zigzagoon tanto per curarmi. Ecco, tanto per fare un safe switch, perché non voglio affatto essere colpito da un altro nitrocarica. Vabbè, usa beccata, quindi immaginatevi. E lo reggo, quindi posso curarmi in Nosferatu. Che bello. Allora, no, che Pokéball davvero. Dove sono le gassose? Eccole qua. Questo è l'utilità della gassosa. Più buono di una pozione. E basta. Usa pure beccata, tanto non mi interessa. Zigzagoon attacco rapido per caso? No. Allora vai con Turbo Sabbia nel caso decidesse di non attaccarmi. E sfortunatamente mi ha attaccato. Addio Zigzagoon. Zigzagoon. Che bello avere dei sacrifici umani, vero? Allora, è a metà vita. Quindi forse riesco a buttarlo giù con un altro attacco d'ala. Proviamo. Turbo Sabbia. Perché? Non dovresti colpirmi, sono un Pokémon di tipo volante. Ok, non importa, attacco d'ala e lo mando giù, perfetto. Il mio terrore non mi ha dato nessun problema. 606 punti esperienza, 107 anzi. Saliamo al 21, tra un livello Nosferatu si evolve. E poi basta? Sì, basta. E Shroomish, altro Pokémon di vera. Quindi, se avete scelto Trico, la sua squadra sarà composta da Combusken, Shroomish e Wolmer. Che dire, niente, attacco d'ala. From. Gli togliamo più di metà vita. Paralizzante e abbiamo evitato l'attacco. Mamma mia, la fortuna, ok. La fortuna. Ciao ciao ciao, appunto, dovevo chiamarla la fortuna. Beh, dovrei avere un antiparalisi da qualche parte, tanto per aumentare la felicità di Nosferatu, quindi. Stato antiparalisi, eccolo qua. Lo lascio apposta, sono Sferatu. E vai. Heal. Buon. E mega assorbimento non ci fa assolutamente nulla, ci fa 2 PS. Quindi immaginatevi la potenza assoluta. Vai con un altro attacco d'ala, dovrebbe bastare. E abbiamo evitato l'attacco ovviamente. E un'altra volta paralizzante. Ah, che pizze. Stupido Turbo Sabbia. Non dovrebbe essere in grado di colpirci però, questo è il problema. Perché il gioco mi odia, ecco perché. Allora, addio Shroomish, 226 e nessuno sale, perfetto. Wow, sta meglio di quanto pensassi. 800 poké, niente male, niente male. A quanto vedo, anche tu hai allenato parecchio la tua squadra. I nostri Pokémon si sono stancati. Per prima cosa dobbiamo pensare a farli tornare in forze. Ed ecco, questa è una cosa che mi piace molto. Grazie, i rivali ci curano. La tua squadra è tornata in forma. Ecco, questo è per te. Un regalo, il ricerca strumenti. Wow. Allora, già io riesco a vederlo dalla preview della guida strategica, ma... Wow, l'aspetto di questo ricerca strumenti. Questo ricerca strumenti rileva la presenza di strumenti che non sono visibili a occhio nudo. Si mette sulla fronte, è vero, sono delle antenne. E vedrai se sarà molto utile. Ok, allora ci vediamo. Cerchiamo entrambi di incontrare tantissimi Pokémon. E lei ha già una bicicletta, perché noi siamo sfigati e non ce l'abbiamo. Allora, il ricerca strumenti. Come ho detto, particolarmente utile.
Dove sei? Lo assegnerò subito a Y, tanto per essere più pratico. E quindi vai. Ed ecco qua. Abbiamo delle piccole antenne. Allora, in sintesi, quando le antenne si illuminano, che Pokémon è? Tanto per sapere. Pazienza, non mi interessa. Allora, quando le antenne si illuminano, più rosse sono, meglio è. L'effetto del repellente è finito, pazienza. Ecco qua. Quando sono rosse vuol dire che c'è uno strumento davanti a voi. In questo caso una Mega Ball. Se non erro sono vibrate anche prima. Hanno vibrato anche prima. Quindi dovrei andare a cercarle, ma pazienza. Ci sono dei Pokémon selvatici qui. Ah, che gran pizze. Inoltre in questo episodio volevo esplorare la prossima città. Problema, la prossima città è mastodontica. Ossia, voi immaginate la bella e vecchia Ciclamipoli? No, dovevano farla molto più grande e ingombrante. C'è un altro strumento qui. Non è qui, è a sinistra, perfetto. E qui abbiamo trovato un altro Electrike, wow. Prima non ne trovavo neanche uno, sono stato tipo 20 minuti per trovare il mio Electrike utilizzando il Navidex. Adesso ne incontro 5000, ovviamente. Allora, dovrebbe essere qui. No, non è qui. Dov'è? Un allenatore, intanto. Mi fa vedere la tua squadra? Solo un'occhiatina, per favore. Vai via da me. Non voglio averti vicino. Cesare, cerca Pokémon. Mamma mia, quanto fa impressione quell'allenatore. Ah, l'hanno reso più strano di quanto non lo fosse nei precedenti giochi. Ah, tra parentesi. Quando dico precedenti giochi, intendo ovviamente Rubino e Zaffiro. E attacco da là, e non toglie niente all'ombre, che è l'evoluzione di Lotad, tanto per dire. Sì. Come vi ho già detto, Lotad può essere, e ludicolo, l'evoluzione finale, possono essere parecchi utili se li avete scelti all'inizio del gioco. Beh, buon per voi, perché sono molto buoni, molto validi. Nuzleaf invece no, perché Shiftry non è così buono rispetto a ludicolo, intendo. Attacco da là, però. Inoltre è debole per 4 coleotteri in quanto erba buio. Quindi se avete scelto questo, se avete Rubino Omega, buon per voi. Non è particolarmente buono però. Leore vorrebbe imparare Fulmin Denti, che sicuramente è meglio di Scintilla. Giusto? No. Però è una mossa elettrica. Quindi vai. Ta-da! E abbiamo Fulmin Denti. Volevo insegnargli Tuononda, ma pazienza. Abbiamo sconfitto Cesare, cerca Pokémon. Volevo completare la mia collezione. Vai via da me, come ti ho già detto. Non ti voglio vedere vicino. E ricerca strumenti, ecco qua. Revitalizzante, quindi se vi moriva un Pokémon, nel caso vi fosse morto un Pokémon prima, potete resuscitarlo così. Non capisco perché dovreste perdere contro questo ciccio, però... Ok. Ok, via via via. Un Pokémon. Dov'è? Oh! Cosa diamine? Non mi... Ah, ok. Quando si ha il coro sulla testa non funziona. Non potete camminare lentamente. Che razza di ragionamento è? Ecco qua. Rallento, piano, perché voglio vedere che Pokémon è prima di proseguire. Ed è un... Oh no! È davvero quel Pokémon? Tanto per farvelo vedere. Ding! Allora, a quanto pare, non lo sapevo, in questo percorso si può trovare un Voltorb, un Pokémon di tipo elettro particolarmente veloce. Che ci credete o no, è molto veloce. E amo utilizzare esplosione. Anche se non credo ce l'abbia a questo livello. Ok, vai, vieni vicino. Vieni vicino. Ok. Riesco a prevedere le tue mosse. Non posso perdere. Allora, abbiamo l'introduzione di un nuovo tipo di allenatori, ossia... Il sensitivo. Questo si chiama Fabiano. E utilizzerà Pokémon di tipo psico. E cosa abbiamo noi? Un Pokémon di tipo veleno. Accoppiata molto brutta, vero? Beh, non è detto. Ricordo che abbiamo morso. E quindi? Abra muore. Non ha nessuna possibilità. Siamo troppo potenti per Abra, Kadabra e Alakazam. E non ho saputo prevedere la sconfitta. Devi migliorare le tue doti da sensitivo. Perché non vai da Mayafei? Vi piace il riferimento a un gioco di level 5? Tra parentesi, molti mi stanno ancora continuando a chiedere di fare un gioco di level 5. Tra parentesi, Phoenix Wright, Inazuma Eleven e mi sembra anche Layton. Beh, sapete questo. Phoenix Wright e Apollo Justice, quindi, mi sono piaciuti parecchio. Inazuma Eleven e Layton, no. Ok? Lo dico apertamente, non mi piace il professor Layton. Forse sono io che sono
sbagliato, il mio cervello ha qualcosa che non va, ma non mi piace quel gioco. Magari la trama sì, può essere interessante, ma non mi piace il gameplay. È un disturbarmi mentre sto pescando, le perde si spaventano, sai? Ok, buono a sapersi. Quindi spaventiamo la posta, spaventiamo Riccardo. Ricky! Ah, che bello Ricky. Che poi giocando a Xenoblade Chronicles, Ricky, dovreste sapere chi è se avete giocato a quel gioco. Ancora attacco d'aria sempre più forte. E adesso ci evolviamo, che bello. Dovrei almeno evolvermi, spero di evolvermi. Ti prego sali di livello, no? Sferatu? Sì, perfetto. E dovrebbe evolversi appunto al 22. Quindi, yeah, yuppie! Forse le nostre... come che si dice? I frutti del nostro lavoro non sono andati vani, o come si suol dire. Adesso, facciamo un po' vedere Fulmindenti, perché voglio dare un po' di screen time, si dice così in gergo, a tutte quante le mosse che abbiamo, tranne le più inutili. Ossia, Grido di lotta non l'ho utilizzato e non lo utilizzerò mai. Anche se sicuramente è meglio di Ruggito. Fulmindenti! Che abbiamo già visto su un Pucciena. Wow, impara Mulinella a questo livello, sapete? Se non ero in terza generazione imparava solamente Splash a questo livello. Non aveva neanche Mulinella, aveva Pistolacqua. Almeno credo, non gioco parecchio da Zaffiro. A Zaffiro. E basta. Zigzagoon al 15, non ci servi Zigzagoon. E abbiamo finito. Ho perso, ci picchia. Le amo o la battaglia? In ogni caso. Cosa? Nosferatu si sta evolvendo, mamma mia, uno scioglilingua. Congratulazioni, Nosferatu si è evoluto in Golbat! Mamma mia, la maestosità del mister bocca aperta. Allora, abbiamo finalmente un secondo Pokémon nella sua forma intermedia, ossia Golbat. Vediamolo un po' nella sua maestosità pipistrellesca. Ecco Golbat, guardate le sue statistiche. È il nostro Pokémon, il nostro secondo Pokémon più veloce. Ha un attacco eccellente. E Sceptile ha l'attacco, Asbel ha l'attacco speciale eccellente. Quindi direi, siamo a posto. Dobbiamo solamente convincerlo ad evolversi adesso. E questo può essere un po' complesso se non avete, la Galmanella intendo. Baccamela, allora. Se non erro io ho solamente una baccaliegia, perché le ho utilizzate tutte quante per fare... com'è che si chiamano? Non mi ricordo come si chiamano, le Pokemelle. Quindi penso di piantarne una qui. Magari domani la trovo mezza sbocciata, quindi... In ogni caso voglio esplorare un po' la città. Penso di fare una meta esplorazione perché, fidatevi, è mastodontica come città. Quindi, sì, tu chi sei? Non mi servi, non mi dai nessuno strumento. Tu non mi dai nessuno strumento, giusto? 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 Che bello sarebbe sfrecciare in bici a tutta velocità sulla pista ciclabile. Beh, lo potremo fare presto noi. Quindi, andiamo verso l'alto per andare, qui, nel varco Ciclamipoli. E direttamente a Ciclamipoli. Allora, qui c'è Lino. Lo vedo da lontano. Qui c'è Ciclamipoli? Wow! Ah, fantastica, non è vero Lino? Allora, che si fa? Andiamo a mangiare qualcosa all'area ristoro Ciclamipoli? Oppure andiamo a prendere una bicicletta da Biciclelio? Andare in bici è divertente, fa bene al corpo e allo spirito. No, prima di tutto voglio sfidare il capo palestra di questa città. Eh? Vediamo, dov'è la palestra? Ah, dritto per di qua, oltre il giardino interno. Davvero, Lino? Eh? Ehi, aspetta! Lino! Banfi! Allora, dobbiamo esplorare un po' la città. E vediamo un po'. Ci sono parecchie cose da vedere. Allora, questa è l'area ristoro. Non la farò vedere... Non la farò vedere adesso, ma l'area ristoro... Tu sei Max. Tu sei Max. Ehi, allenatore, la prima volta che vieni qui, quest'area ristoro è molto particolare. Per mangiare ci sono delle regole ben precise. Io ci vengo spesso, lascia che ti spieghi come funziona. Ok, lo spiega lui, perfetto. Primo, vai al banco e ordina qualcosa. Puoi scegliere fra tre menu. Una volta ordinato ti verrà consegnato un ricevitore. Secondo, attendi il tuo piatto. Ogni ordine ha un tempo di preparazione. Trovati una bella sedia libera e aspetta che sia pronto. E qui viene il bello. Mentre aspetti qualcuno verrà a reclamare la tua sedia e ti sfiderà ad una lotta. Se vuoi mangiare dovrai difendere il tuo posto. Terzo, mangia. Quando il tuo ordine è pronto riceverai, il ricevitore ti avviserà.
Vai al banco a prendere il piatto e buon appetit! Che ne dici? Non è poi così complicato. Non è poi così complicato. Già che ci sei, vuoi ordinare qualcosa? Io vi consiglierei un panino villaggio. È una novità arrivata da poco nella regione di Unima. Dalla regione di Unima. È un piatto appetitoso. I bambini appassionati di lotte singolo ne vanno matti. Bene, ci vediamo. Spero diventerai... Cioè, spero ti divertirai nell'area di ristoro Ciclamipoli. Questo è un po' simile ai... Beh, ai ristoranti di Unima. Quindi sì, potrei prendere un panino villaggio, ma non lo prenderò. Almeno non in questo episodio. Magari nell'esplorazione della prossima parte lo farò. Però adesso non mi va. Allora, qui c'è un'altra cosa. Innanzitutto una cosa. Qui è un distributore utilissimo. Potete prendere dell'acqua fresca che fa recuperare 50 PS. Quindi è ancora più conveniente della gassosa. Hanno messo questi distributori bene sparsi un po' ovunque. E no, nient'altro, grazie. Tongs un luogo... Ah, ok, abbiamo la prima frase di questo tipo. Allora, che altro dire? Vediamo esplorazione un altro po'. Qui, se non erro, c'è un negozio particolarmente buono. Che è chiuso. Sì, è chiuso. Pronto? C'è nessuno? No, sembra di no. Ok, qui che c'è? Istituto Insegnamosse, ok. Sto leggendo un attimo, Benvenuto all'Istituto Insegnamosse. Hai contenuto dei tuoi Pokémon ricevuti da un professore? Qualunque il tuo stadio evolutivo, se è abbastanza affezionato, posso insegnargli una mossa davvero speciale. Una mossa combinata, che dice, vuoi che gliela insegni? Sì. Non sento ancora abbastanza affezionato, deve avere la felicità massima. Vi insegnerà, se non erro, Radicalbero in questo caso. La ricerca della potenza riporta fin qui, e va bene, ricompenserò il tuo ardore. Vuoi che insegni una mossa eccelsa a un tuo Pokémon? Ah no, è questa la mossa eccelsa. Ossia... Ah, ho capito, forse questo qua insegna Vorticerba. Per questo, non lo so, bisognerà vedere. Questo non ci interessa. Poi, questo c'è un... Oh no, questo è una cosa in cui non entrerò mai. Fammi parlare con il segnaliere, per favore. Questo è il centro lotte inversa, perché è stanco delle solite lotte. Centro tanto per farlo vedere, ma... Allora, cos'è il centro lotta inversa? Ehi, conosci l'abilità rompiforma? Permette di colpire il nemico indipendentemente dalla sua abilità. La mia strategia è quella di attaccare senza concedere un attimo di tregua, quindi per me è l'ideale. Allora, cos'è questo? L'invenzione del secolo, l'invertilotta. Questa fantastica macchina sviluppata da un geniale invertitore è in grado di invertire le compatibilità di tipo del Pokémon. Ad esempio, le mosse di tipo fuoco sono super efficaci contro i Pokémon di tipo erba, giusto? Me la ricordo sta lotta. Usando l'invertilotta invece, sorpresa, le compatibilità vengono invertite, rendendo il tipo fuoco poco efficace contro il tipo erba. Hai capito? E ora cerca di mettere a segno più attacchi super efficaci che puoi. Ah, non ci penso assolutamente. È una cosa estasiante. Qui c'è la casa esami. Ecco, abbiamo subito finito questa cosa. Poi, questo è un ascensore. Perché alla fine Ciclamipoli è diventata... Questa cosa? Teleciclamipoli, il canale più seguito di Oen, è anche l'unico. Entriamo dentro. Non so cosa ci sia, esploriamo un po' però. Benvenuto, quelli sono gli studi della... di Teleciclamipoli. Qui realizziamo i programmi televisivi che vengono trasmessi in tutta Oen. Uno solo, intendo. Allora, c'è qualche strumento qui? Credo di no. Ma qui si va in onda, se non sbaglio. Sì. Lo voglio sedere anch'io. Ehi ragazzi, sono in onda. Ci sono 3 tessi utilizzati per l'angolo degli acquisti. Che aspetto succulento, me lo mangio subito. Oh, che cosa, una sfida? Qui si mangia, o si è mangiati. Piatti deliziosi e lotte bollenti. Area ristoro Ciclamipoli, la mensa dei più forti. Siamo aperti tutti i giorni. Ah, che bello, siamo stati conduttori per qualche secondo. Pazienza, pazienza. Allora, non so se si possono prendere alcuni strumenti qui. Sappiate che adesso salterò queste cose opzionali. Volevo solamente esplorare Ciclamipoli. Però qui c'è il giardino interno. E qui c'è Lino. Zio, per favore. Ignoriamolo completamente, andiamo avanti. No! Non volevo andare lì. Pazienza. Voglio affrontare questa palestra per misurare la mia lotta. La mia lotta? Davvero? Posso, ti prego. La mia forza, comunque. Lino, non essere impaziente. È vero, da quando hai il tuo Pokémon con te sei diventato molto più forte. Ma non pensi sia ancora presto per sfidare la palestra di allenatori? Per sfidare allenatori in gamba come quelli di una palestra? Ma io posso farcela. Io e Ralsei insieme possiamo abbattere chiunque. Oh, ciao Tonks. Il mio Ralsei siamo diventati molto più forti dell'ultima volta che ci siamo visti. Vorrei che mio zio lo capisse. Ti va di lottare con me? Te lo chiedo per favore. Vai, sono pronto. Grazie Tonks. Bene, noi siamo pronti. Ralsei, dobbiamo assolutamente vincere. Parte la sfida di Lino allenatore.
che manda in campo appunto Ralts. Ah, aiuto! Ed ecco qui Ralts, lo stesso Ralts che ha catturato nella parte 2. Che dire, Golbat, all'acciaio, morte, giusto? Boom! Assolutamente sì, deve ancora evolversi questo Ralts, tra parentesi. Allora, sì, facciamo una cosa, esplorerò il piano inferiore di Ciclamipoli. Poi magari nella palestra nel prossimo episodio, ovviamente. Wow, Tonks, la tua forza è strabiliante! Abbiamo vinto anche 680 poké. Sì, ho deciso di tornare a Mentania. Grazie, Tonks. È davvero difficile diventare bravi allenatori, vero? Non basta allenarsi insieme ai Pokémon. Essere un allenatore ha un significato più profondo. Lino, non buttarti giù. Niente ti impedisce di continuare a migliorare. Dai, andiamo a casa, ti stanno aspettando tutti. Va bene. Tonks. Io continuerò ad allenarmi e diventerò molto, molto più forte. Grazie di questa sfida. Grazie a questa sfida ho capito quali sono i miei limiti, quelli di Ralts e molte altre cose. Quindi allora, Tonks, se per te va bene, vorrei considerarti il mio Ah, no, no, scusa. Niente, niente, non importa. Un po' di coraggio. Ah, a presto. Ah, ci considera il suo rivale. Tonks, ora capisco. Sei tu l'allenatore che ha aiutato Lino a catturare il suo Pokémon. È merito tuo se Lino è diventato così positivo. Grazie. Prego. Come segno di conoscenza vorrei darti questa. Cos'è? Spaccheroccia, eccola qua. Però abbiamo bisogno della medaglia Riciclamipoli per utilizzarla. Giusto? Se trovi un masso inclinato sulla strada puoi sfrantumarlo usando la mossa spaccheroccia. Bene, adesso è meglio che vada anch'io. Se ti capita l'occasione, perché un giorno non vieni a trovarci a Mentania? Lino ne sarà felice. A presto allora. Ci andrò, non adesso, ma ci andrò. Allora, continuiamo la nostra esplorazione interrotta da Lino. Oh, qui c'è il negozio di Clelio? Il residence al primo piano, ma come si fa ad entrare? Ah, temo proprio che se non si conosce nessuno che ci abiti, non ci sia modo di entrare. Ok, allora a quanto pare non possiamo entrarci. Tu chi sei? E benvenuto, questo è un centro di riflessiologia. Che facciamo massaggio ai Pokémon, massaggio... sì! Questo aumenta la felicità dei Pokémon, quindi consiglio vivamente di farlo. Ecco fatto, con questo massaggio che gli hai regalato il Pokémon ora ti è più affezionato. Mamma mia, utilissima. Tu chi sei? Cosa vendi? Vuoi spendere delle Pokémiglia? Ah, questo è il negozio Pokémiglia, quindi... sì, l'ho già trattato in Pokémon Y e non lo tratterò adesso. Tu cosa sei? Benvenuto! Questo è il negozio specializzato in specchi. Beh, a dire il vero ci sono anche molte stramberie che mio marito si è procurato chissà dove. Non tutti gli articoli sono in vendita. Per esempio, a sentir tui, questo specchio speciale è fatto apposta per Tornadus, Thunderous e Landorus. Ma chissà se è vero. Quindi questo è il posto in cui si prende il veri specchio. Buono a sapersi. E qui cosa c'è? Ah, questo è il giardino interno. Che carino, questo cos'è? Torretta Prisma. Eretta a testimonianza dell'amicizia che unisce Ciclamipoli e Luminopoli, famosa metropoli nella regione di Kalos. Infatti eccola qua, è una piccola torre prisma. Carina. Basta così, se non erro si può andare in cima a prendere qualcosa? Però, dimmi che vendi quello che penso, ti prego, dimmi che vendi quello che penso. Sì, ecco qua. Questo è utile. Vende parecchie mosse utili. Vende Veleno Shock, che è buona, però adesso non mi serve. Aereo assalto, che sì, è buonissima. Facciata, buona se utilizzate una certa strategia. Calcio basso, buona, buona. Decentemente buona, non molto buona, buona. Raggio scossa, subito. Perché Electrek ne ha bisogno. Ha bisogno subito di una mossa speciale di tipo elettro. Quindi, dopo aver esplorato in parte Ciclamipoli, dopo aver visto un paio di cose, so per certo che si possono prendere alcuni strumenti extra, ma non so dove, quindi dovrò documentarmi un attimo. E entriamo un attimo nel centro Pokémon tanto per curarci. E quindi, nella prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha, andremo ad esplorare un'altra volta Ciclamipoli. E andrò anche, vediamo dove. Boh, non so cosa farò. Semplicemente, stay tuned, perché dobbiamo fare robe. See you next time!